Vedo qualche occhiolino, buonasera a tutti, state arrivando. Buonasera. Ciao Vincenzo, buonasera. Ciao Gaetano, buonasera, buonasera. Grazie Letizia, grazie. Ciao Anna Maria, è un piacere vedervi, ritrovarvi tutti. Ciao Gabriella, buonasera, ciao Novella, Palma, ciao Palma cara, Angela, buonasera, Anna Maria, Alessia, Stefano, ciao Maria Rosaria, Vivi, ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Grazie per essere qui. Ciao Vale, bellissimo vedervi. Maria Grazia, ben trovata. Ben trovati a tutti. Come state? Come stanno andando queste feste? Ciao Roberta, buonasera. Anto, buonasera. Alessia, Stefania, ciao Stefi. Ciao a tutti. Innanzitutto, come sempre, ringrazio Gaetano per questa possibilità. Ringrazio Bridge of Light per accogliermi. Ciao a tutti. Ciao Antonella, Simona. Ciao Giusy. Cosa vi racconterò stasera? Allora, innanzitutto io vorrei partire proprio da questa giornata. Oggi è il 1° novembre, quindi vediamo insieme le vibrazioni di questo 1, perché ci sono in questa data 3 1 1 1 1. Allora, voi vi siete accorti, no? Molto spesso c'è chi quando vede numeri doppi e tripli rimane magari colpito, no? Da queste sequenze. Che significa? Già quando noi incontriamo questi numeri doppi, numeri tripli e prestiamo attenzione, questa cosa già ci vuole dire che noi siamo completamente connessi. Connessi con il Creatore, connessi con le nostre guide, con gli angeli, con gli arcangeli, e quindi loro ci mandano dei messaggi. E nello specifico, 1° novembre, quindi 1-11, anche io la amo, Viviana. Tutte le sequenze sono molto forti, molto belle, e in ognuna di loro c'è nascosta appunto c'è nascosto un messaggio, no? Un'indicazione. Quindi 1-11, l'uno è il nuovo inizio, l'uno è la creazione, l'uno sono anche le novità, l'undici è la forza, anche il coraggio, l'undici è anche una sfida però, perché che cosa ci vuole dire il 1° novembre? Questo mese ci sta dicendo che cosa hai lasciato in disparte, che cos'è che non hai portato a termine, quindi ci sta in qualche modo spronando a tirare fuori quali sono i nostri doni, i nostri talenti e portare avanti ciò che più fa battere il nostro cuore. Quindi l'undici è una porta che si apre, no? Quindi le strade sono aperte, è il nostro momento, quello di dare vita a qualcosa di grande, a qualcosa di importante. Sì, il mondo angelico, Viviana, è vero, comunica sempre con noi. E in tutti i modi, in tutti i modi. I numeri diciamo che sono il modo che più ci colpisce, no? Perché ci prestiamo attenzione, soprattutto nelle targhe, nell'orario. Questo è il modo più diretto, diciamo, per entrare in contatto. E questa sera, visto che il 1° novembre ci sta dicendo appunto di iniziare il nostro cammino, di darci proprio una spinta,
e andare incontro a quello che è il nostro compito. Allora, questa sera ho pensato di trovare nelle vostre date di nascita il conflitto, il numero conflittuale. Allora, messaggi in merito al periodo più oscuro dell'umanità. Messaggi in tutto, Cristiana, ce li danno, certo, anche quando in questo momento, no? Difficile, che è un momento appunto di scelta, è un momento di decisioni, è un momento proprio di evoluzione, no? Perché comunque quando c'è qualche blocco apre ad un'evoluzione. Quindi che cosa ci vuole dire questo 111? Ci vuole dire tu devi essere sicura di te stessa, devi essere forte in questo periodo di grandi cambiamenti e vai avanti con quello che tu hai di più sicuro nella tua vita, che cosa sai fare, che cosa hai lasciato via, per cosa ti batti. Ecco, porta avanti i tuoi valori, ci sta dicendo questo. Allora, voi state già scrivendo, io ancora non sono pronta perché vi volevo dire che cosa è innanzitutto il numero conflittuale. Il numero conflittuale è quel numero che in qualche modo ci ha condizionato tramite i nostri genitori, perché tra di loro c'è stato al momento della nostra nascita qualche incomprensione, no? E quindi questa cosa di non comunicare tra di loro il loro disagio ha fatto sì che noi ci portassimo dietro questo loro peso. Se una coppia di genitori entro i 4-5 anni dalla nascita del figlio non risolve il loro conflitto, lo passa al bambino. Allora, iniziamo. Allora, io vi dico che vedo solo tre commenti per volta e volano, proprio vanno velocissimi, velocissimi. Devo fare i conti a mente. Quindi, se vi salto, riscrivete magari con calma perché mi partite. Allora, andiamo a vedere il numero del conflitto. Il numero del conflitto, 28 del 71, Daniela Sechi. Allora. Sei, il tuo numero del conflitto è il 6. Il numero del conflitto di Daniela è l'indecisione. L'indecisione e non sai mai che cosa fare, che cosa non fare, qual è la scelta giusta, qual è la strada migliore, e tu il tuo compito è quello di risanare la coppia, perché probabilmente la coppia dei tuoi genitori aveva questo problema, ok? Quello di non entrare in sintonia. Quindi è questo che ti blocca, l'indecisione. Per superare questo conflitto non ti devi fare delle scelte in questo momento, non hai bisogno di scegliere, prova tutto e quando avrai provato tutto sceglierai. Allora, io sono Angela Calabrese 19.8 del 58, però mi scrivo la data perché vola. 19.8 58. Allora, 4. Allora, il tuo conflitto, il numero del tuo conflitto è il 4. Il 4 è la persona in qualche modo che ha tanto bisogno di materialità. La persona a cui manca probabilmente il punto fermo, manca diciamo la terra sotto i piedi, e quindi ha questo bisogno di cercare sempre le cose materiali per sentirsi più sicura. Ok? 7759, Anna Maria 7759. Allora. Ok, il tuo Anna Maria, il tuo numero 10, il tuo numero conflittuale indica un blocco nel denaro, un blocco nei piccoli cambiamenti, quindi ti senti bloccata in tutto, devi avere più in qualche modo, devi lasciare che tutto fluisca e che tutto accada, ok? Allora. 8 gennaio 85, Adriana. 8 gennaio 85, 10, 18,
Allora, il tuo blocco è il tuo blocco conflittuale è la paura di perdere tutto, è la paura del crollo, la paura di non avere mai abbastanza, di non avere a sufficienza, e quindi c'è anche tra questo il crollo finanziario, potrebbe essere il crollo anche delle case, la paura anche del terremoto potrebbe essere, tutto ciò che potresti perdere, quello è il tuo numero del conflitto. Allora, vediamo, 11, 5, 77, Laura, andate fortissimi, dico solo il nome, 11, 5, 77. Allora, 10, 24, 24. Ok, il tuo conflitto è nel giudizio. Ti senti giudicata? Ti senti non accettata? Ti senti non abbastanza? Ti vergogni? La vergogna, l'otto è questa paura di non essere accettata per quello che si è, quindi venire giudicata. L'otto potrebbe essere anche problemi a causa della legge, okay? Qualche difficoltà legale, quindi quando c'è l'otto in conflitto potrebbe rappresentare anche la parte legale. Allora, 22 e 9 dell'80, Dario. 22 e 9 dell'80. 22, 18, 4, 4, 5. Ah, il tuo conflitto, Dario, è il non essere riconosciuto, non essere riconosciuto per quello che sei, non essere valorizzato, quindi neanche il blocco nei grandi cambiamenti. Quindi probabilmente quello che in questa vita ti sta bloccando potrebbe anche essere, vedi, anche il fatto delle grandi scelte, delle grandi decisioni. È bloccata questa situazione dal tuo conflitto, dal tuo numero conflittuale. Allora, buonasera, 21 12 93 Vanessa. 21 12 che è una data bellissima, del 93 Vanessa. Allora, 10 19 22. Allora, il tuo conflitto, Vanessa, è l'umiltà. Forse ti senti tante volte umiliata o potresti tendere ad umiliare qualcuno. Quando lui dice il conflitto, o è l'umiliato, o è colui che umilia, oppure ti senti troppo, cioè sei troppo umile, ti umili tu troppo, ok? Quindi l'umiltà sì, ma fino a un certo punto. Allora, abbiamo 9772, Elena, ti ho letta al volo, 9772, allora 10, 17, 19, meno 9, 10, 8. Allora, il tuo conflitto, Elena, è probabilmente o non dici tutto quello che vorresti dire, quindi tante volte tendi magari a trattenerti ciò che hai nel cuore, questo ti potrebbe portare spesso a mal di gola, faringiti, magari placche, problemi alle tonsille, problemi magari anche ai denti. Ok, allora chi abbiamo? Manuela, fiore di loto. 15 10 76, 15 10 76. Allora, 10 17 23 23 8 2. Ah, Manuela, allora il tuo conflitto è nell'accoglienza, quindi difficoltà ad accogliere, difficoltà ad accettare, e il 2 è anche in qualche modo la femminilità, non accetti la tua femminilità, cioè dovresti essere un pochino magari più potresti spiegare come calcoli. Maria Grazia, dopo ti dico ho pensato che almeno una volta al mese vi insegnerò a fare proprio i calcoli, ok? Perché stasera devo andare un pochino veloce, no? Mi concentro soprattutto sulle date, quindi il conflitto del 2, dicevo a Elena, è anche
in qualche modo potrebbe essere anche una difficoltà a livello di apprendere, quando uno studia tantissimo, però magari non ti rimane in testa, ok? E poi c'è il conflitto, come dicevo, dell'accoglienza, ma anche quello di la tendenza a poter tagliare, interrompere anche amicizie che durano magari da una vita, senza così all'improvviso, quello lì è un problema quando il due è in conflitto. Allora, vediamo. Prego. Barbara 2209, Barbara Martignoli, avete ragione, 2209 75, 2209 75. Allora, 10 17 22 22 9. Allora, Barbara, il conflitto tuo è la solitudine. Quando il 9 è in conflitto, ti potresti sentire sola. Sola però è una solitudine che fa male, è una solitudine che pesa e qualche volta, non sarà il tuo caso, però quando il 9 è in conflitto potrebbe portare anche la tendenza al bere. Allora, ciao Florian, buonasera. Connie Venezia, 25-6 del 68. Se non mi volassero, io li farei proprio mentre vi guardo. 25-6 del 68, allora 10-18-24, 1-5. Allora, anche tu hai il conflitto del 5. Il conflitto del 5 è il non sentirsi riconosciuto, non sentirsi valorizzato abbastanza. Il 5, quando è in conflitto, blocca i grandi cambiamenti, le grandi trasformazioni, e questo, è un blocco che ti fa sentire proprio tutte le strade chiuse, quindi ti fa avere proprio problemi a cambiare te stessa. Avrai tu difficoltà a fare questi cambiamenti. E quindi bisogna lasciarsi andare e seguire il flusso. Allora, Maria Palermo 10166 al volo, 10166, allora 12 22 12 1. Ah, il tuo conflitto, Maria, è quello di non essere vista. È l'invisibile. Quando l'uno è in conflitto è invisibile, non viene visto, non viene notato, non viene magari, invece no, questa sera Violetta. E quindi non ti vedono. L'uno, quando è in conflitto, potrebbe anche avere problemi, che inizia mille cose e non ne finisce neanche una, perché c'è proprio quel desiderio di creare, però poi non si porta a termine quando è in conflitto. Allora, aspettate, 15-11 del 58 Leda, 15-11-58 Leda. Allora, 10, 18, 23, 23, 3. Allora, il tuo conflitto, Leda, è quello di fermare la tua creatività. Quando il 3 è in conflitto, ferma la creatività, quindi magari non festeggia, magari non ha voglia di mettersi proprio in allegria insieme agli altri, e anche il problema di non dire quello che uno pensa, e quindi questo potrebbe portare difficoltà, come ho detto prima, al chakra della gola, quindi tutto ciò che poi ne consegue, no? Magari mal di gola, placche, qualsiasi cosa, ok? Allora, Enza Zank 12474, 12474. Allora, Enza, 10, 17, 21, 21, 9, 9, 5. Anche te, ma siete parecchi però ad avere questo conflitto nella data di nascita, il conflitto della gola, il conflitto di non dire le cose, il conflitto del... No, ho sbagliato, scusate, i numeri mi danno la testa. No, tu hai il conflitto del 5, quindi non c'entra la gola, perché il 5 è il conflitto dei grandi blocchi, dei blocchi ai grandi cambiamenti, al non essere riconosciuto e il non essere valorizzato, non sentirsi valorizzato. Allora, andiamo avanti. Grazie Anna Maria, troppo buona. 3775 Simona Belli, 3775. Allora, 10, 17, 22, 22, 15, 12.
12. Oh, il conflitto del sacrificio, lo spirito di sacrificio come Gesù, quindi ti sacrifichi tanto agli altri, sacrifichi proprio la tua vita. Questo è il conflitto del numero 12, quello di sacrificarsi per gli altri. Non va bene, bisogna imparare a valorizzarsi un pochino di più. Allora, Claudia De Gasperi, 21, 9, 86, 86, allora 10, 18, 24. 3, 6. Allora, Claudia De Gasperi, il tuo conflitto è quello di essere probabilmente spesso indecisa, non sapere mai quale strada prendere, qual è la migliore, quello che fare, che non fare, e anche in amore magari non sentirsi tanto amata, non sentirsi scelta, oppure quello di essere tradita o di tradire, quello è il conflitto del 6. Allora, Anastasia, 10, 4 dell'88. 10, 4, 88, 8, 16, 26, 16, 12. Anche tu, Anastasia, hai il conflitto del sacrificio, lo spirito del sacrificio, il conflitto di Gesù, quello di dedicarsi troppo agli altri e trascurare se stessa. Allora, vediamo, Elisa, Elisabetta, ok. 17 1 74 17 1 74 11 21 4 3. Allora, il tuo conflitto è quello di non dire ciò che magari vorresti dire per paura di offendere, per paura di far del male, e quindi tutto quello che tu non dici ti rimane bloccato qui nella gola e ti potrebbe portare problemi poi a livello tonsille, a livello di denti, a livello di placche o mal di gola. Ok? Allora, Francesca, 24 agosto del 57. No, i cognomi non li dico, tanto me li dimentico. Allora, 10, 17, 22, 22, 2. Allora, Francesca, il tuo conflitto è quello dell'indecisione. Magari spesso sei indecisa, non sai quale strada prendere, è quello di non sentirti scelta, è quello di magari anche te venire tradita o tradire. Ok, Laura, bravina, 13, 9, 69. 13, 09 del 69, 10, 19, 25, 12, 3. Allora, il tuo conflitto è quello del verbo. Anche te non dire quello che uno ha dentro per non essere ferita, probabilmente. E quindi ti tieni tutto dentro per non essere ferita e per non ferire gli altri. Quindi preferisci far del male a te stessa piuttosto che agli altri. Allora, 301065 Carolina, perché ho visto Credo Basti, quindi immagino che abbia scritto tante volte. Allora, 10, 16, 21, 9, 3. Allora, Carolina, il tuo conflitto è anche te nella gola, hai il conflitto nelle parole, ok? Quello che quando è in conflitto il tre non riesce a dire quello che realmente pensa. Allora, Antonia, 24 gennaio del 67, 24 gennaio del 67, Antonia, allora, 23. 1 1. Ah, bellissimo questo. Allora, hai il conflitto del matto. Bellissimo il matto. No, il matto in realtà è il folle, è colui che ha il coraggio di fare quello che gli altri non avrebbero mai coraggio, quello strano, quello che non si adegua alle regole, quello che comunque tende ad essere se stesso sempre e ovunque. Quindi il matto è spesso non viene accettato, soprattutto dalla famiglia, è quello emarginato, il matto è il barbone, ok? Quindi Antonia, potresti avere questo, quello di sentirti diversa dagli altri, ma perché sono gli altri, ok, a fartici sentire. Grazie a voi, eh. Allora, Invenia 1166, 1166, 10, 22. 20. Allora,
Non mi ricordo il tuo nome perché era difficile, chiedo scusa. Hai il conflitto 1166 era la tua data. Allora, hai il conflitto di non seguire i tuoi desideri, ciò che tu desideri, non, diciamo che in qualche modo viene limitato. Perché? Perché pensi sempre agli altri, pensi a cosa, che ne so, vorrebbe mamma e papà, chi magari. C'è qualcun altro da soddisfare prima di te. Quindi questa cosa, quando entra in conflitto, ti porta a disarmonia, ok? Allora, 24, 6, 66, guarda quanti 6 hai. Come ti chiami Carmelina al volo? 24, 6, 66, Carmelina. Allora, 22, 2. Allora, tu hai il conflitto del 4, il conflitto del costruttore che non riesce a costruire, no? Quindi probabilmente sei sempre alla ricerca delle cose materiali per avere poi quella certezza, quella base solida che in realtà poi ti manca. Quindi sei sempre alla ricerca di cose importanti per te. Allora, Gabriella 14,5 del 56. Gabriella Cavaliere, 14, 5, 56, 21, 7, 2. Allora, il conflitto del 2, Gabriella, quindi il conflitto del 2, diciamo che ti richiama un pochino più all'accoglienza, cioè ti invita ad essere un po' più accogliente, ad accettare anche l'altro, ok? Quindi forse la parte maschile. Il 2 riesce a chiudere dei legami improvvisamente, anche legami che durano da tantissimo tempo. Il 2 ha anche difficoltà, quando è in conflitto, a ricordarsi quello e ad apprendere quello che sta studiando, per cui si sta impegnando. Allora, Susanna 17, 10 del 77, 17, 10 del 77. Allora, 14, 24, 7, 3. Allora, siete molte ad avere questo conflitto, del 3. Il conflitto del 3 è quello che non riuscite a dire, ciò che tenete dentro, ciò che avete per non ferire gli altri, oppure per paura di perdere gli altri, perché io qui ci sento anche un pochino il ok, non lo dico, preferisco stare così, però almeno non ti perdo, però poi ti rimangono dei segni, no, sul corpo, perché il corpo poi va in sofferenza, quindi quando il 3 è in conflitto soffre, soffre il chakra della gola. Ciao Raffaella. Vincenzina, 19 gennaio del 65, 19 gennaio del 65, Vincenzina, allora 10, 21, 2, 1. Allora, Vincenzina, il tuo conflitto è di non essere vista. Quando l'uno è in conflitto diventa invisibile, non viene visto, quindi ci soffre per questa cosa e si sente. Si vergogna quasi, quindi diciamo che devi valorizzarti te stessa di più e non ti devi mettere nell'angolo, devi uscire fuori, devi andare sul palcoscenico, ok? Per rompere questo conflitto. E un altro disagio dell'uno in conflitto è quando inizia 100 cose e non ne finisce neanche una. Io credo di averlo quello, sicuramente. Allora, Mirella 17 11 84 17 11 84, allora 12 22 5 6. La difficoltà nello stare in coppia, la difficoltà anche l'indecisione, eh? La difficoltà nello stare in coppia perché c'è la paura, non perché tu non riesci a stare in coppia, anzi forse sei anche troppo servizievole, però c'è la paura dell'abbandono da parte dell'altra persona, quindi perché ti senti insicura probabilmente di te stessa. Allora, Giovanna Manica, 18 5 del 90, 18 5 90.
19, 1, 4. Allora, il conflitto del costruttore. Il costruttore, quindi questo bisogno, questa tendenza alla ricerca della materialità perché non ti senti sicura. Se non hai una solida base su cui appoggiarti, poi diciamo che in qualche modo ne soffri anche a livello fisico, psicologico, spirituale. Senti che se non c'è un qualcosa di forte su cui appoggiarti, poi non riesci ad essere te stessa. Ci riprovi 5, 6, 67, Marinella 5, 6, 67, allora 23, 23, 17, 12. Anche tu hai lo spirito del sacrificio. Lo spirito del sacrificio è che ti sacrifichi tanto per gli altri perché pensi che questa cosa sia giusta, perché te l'hanno detto i genitori, la società, tutti quanti, tutti si aspettano qualcosa da te. E tu che fai? Chi si prende cura di te? Allora, Elga 10473, Elga Rinaldi 10473. Allora, 20, 10, 6. È l'indecisione, Elga. Il tuo conflitto sta nell'indecisione, nella paura di non essere accettata e quindi ti senti insicura, perché l'indecisione porta insicurezza, paura di essere tradita o tendenza a tradire. Il 6 è anche, devi riportare l'armonia nella serenità della coppia. Per avere la serenità devi riportare davvero armonia. Allora, Enza 12474, 12474, Enza, allora 10, 17, 21, 9, 5. Il conflitto è non essere riconosciuta, non sentirsi valorizzata, non sentirsi apprezzata, e tutti i tuoi cambiamenti sono bloccati, ti senti ferma in un limbo e non riesci ad andare avanti a superare questo grande ostacolo. Peppe Lombardo 17659, 17659, 14, 24, 761. Il tuo conflitto è non essere visto, Peppe, non essere visto, quindi in qualche modo anche una tendenza a nascondersi, a rimanere un pochino più distante rispetto agli altri, non emergere e anche una tendenza ad iniziare tante cose ma non trovare mai o la cosa che davvero ci fa stare bene, oppure non si ha mai tempo di finire, ma sì, va bene, lo farò, lo farò, lo farò, e poi rimane lì fermo. Allora, Marisa 28 10 44, 28 10 44, 10 18, 10 10. Ah, il conflitto del matto, il conflitto del matto di sentirti diversa. E quando è in conflitto si sente diverso dagli altri, no? Quindi non accettato magari dalla famiglia perché le sue idee ritenute magari folli, no? Si occupa di qualcosa che gli altri non apprezzano o non riconoscono e quindi tende ad essere emarginato. Allora, Grazia, 11:11, che bello! Tra poco è il tuo compleanno, 11:11 si apre un portale immenso, 11:11, 74, ecco, vedi, chiacchiero e poi mi dimentico, no, 75, fortuna che ti ho ripresa. Allora, 11:11, 75, 12, 22. Anche tu hai il conflitto del matto. Quanto mi piace questo conflitto, bellissimo, stupendo, perché amo le persone che si sentono diverse, che sono diverse, che si mettono in gioco e che non badano al giudizio degli altri. Quindi, anche se è in conflitto, che ti potrebbe portare un po' di tristezza, no? Perché ti senti diversa e emarginata, però è lì che devi trovare la tua forza. Quindi da questa difficoltà far sì che tu possa creare proprio un qualcosa di innovativo, di nuovo, che ti distinguerà dagli altri. 17, 11, 76, Giorgio. 17, 11, 76. Ah, 23, 23, 6, 5.
Allora, Giorgio, il tuo conflitto, il nu tuo numero conflittuale è il 5, quindi il blocco dei grandi cambiamenti, il non sentirti riconosciuto, non sentirti valorizzato. Chi è che blocca? Sei tu che blocchi gli altri che bloccano te, sei tu che hai timore di fare il passo grande perché tu hai tutte le capacità per farlo, però sei lì che ti blocchi perché non ti senti riconosciuto, non senti quella spinta forte e grande. Allora, Katia Gaiga, Katia 5-12-84, 5-12-84, allora 12-22-10-5, anche tu Katia hai questo conflitto del non sentirti riconosciuta, non sentirti valorizzata, ma questo conflitto c'è tanto questa sera, ma perché noi viviamo purtroppo in un mondo fatto di maschere, ecco perché non siete riconosciuti, non ci riconoscono, non vi riconoscono, adesso io non so il mio numero, non l'ho calcolato, non lo voglio sapere, però perché è tutto un mondo di apparenza, quindi tante volte le persone vere non vengono riconosciute perché c'è sempre qualcuno più furbo dell'altro che si mette avanti, ok? Quindi bisogna che questo conflitto del 5 uno riesce a risolverlo, a superarlo. Quindi basta blocchi, non dovete aver paura, fatela quella scelta che vi sconvolgerà la vita, perché là c'è racchiuso tutto, perché lì dovete ritrovare il coraggio e lì sarete visti e verrà fuori il vostro vero valore. Allora, vediamo, Mariangela 11393, 11393. Mariangela, 9, 3, 12, 22, 11, 8. Oh, Mariangela, tu hai il conflitto del giudizio. Ti senti giudicata? Giudichi? Ti vergogni di un qualcosa? Non ti senti in equilibrio? Problemi di legge, problemi in qualche modo legali, non è detto quella legge, chissà che cosa sia, però magari qualsiasi cosa che ti porta affanno, ok? Nelle cose burocratiche anche, potrebbe essere anche quello il tuo conflitto. Allora, Anna Maria, 18 gennaio del 75, 18 gennaio del 75, 12, 22, 4, 3. Allora, Anna Maria, il tuo conflitto è nella parola, nel verbo, le cose non dette, le cose che ti trattiene, le cose che ti feriscono e che ti rimangono tutte qui nel chakra della gola e che quindi ti provocano comunque dei fastidi, magari anche delle infiammazioni. Allora, Rosanna 14-4, cambio foglio del 58, 14-4 del 58, Rosanna, allora 10-18-23, 23-9-5, allora tu Rosanna hai il conflitto dei grandi cambiamenti. Okay, i grandi cambiamenti che ti potrebbero spaventare o che li stai bloccando te stessa, perché magari c'è quella paura, perché non ti senti valorizzata abbastanza, non ti senti capita, compresa, quindi questa cosa ti blocca proprio l'evoluzione. Chi abbiamo? Ah, se non riusciamo a superare o a lavorare da soli sui nostri conflitti, puoi suggerire come possiamo fare? Viviana, ci sono molte, molte discipline, molte tecniche che ti possono aiutare, no, a superare questi conflitti, perché c'è anche la ricerca del bambino interiore, perché comunque i conflitti sono,
ci sono stati dati dai nostri genitori, no? E noi bisogna ringraziarli, non è che bisogna dire, oddio, guarda quelli là, mi hanno messo addosso sta cosa. No, perché comunque il numero conflittuale ci serve per evolvere, quindi noi bisogna ringraziarli di essersi in qualche modo, non sacrificati, però di aver preso parte a questo nostro miglioramento. Quindi o la ricerca del bambino interiore, torniamo dietro, indietro nel tempo e quindi cerchiamo di rassicurare quel bambino e di mostrargli magari un ambiente diverso, ok? Quindi far vedere da un altro punto di vista quello che stava accadendo intorno a lui in quel momento. Se no ci sono tante tecniche in profondità avanti operatori validi che ti aiutano a lavorare su te stesso. Quindi se vuoi, Viviana, mi contatti, per te la porta è sempre aperta. Allora, vediamo, Elisabetta De Maio, 23,5 del 60, 23,5 del 60, allora 10, 16, 16, 7, 2. Allora, Elisabetta, per te il conflitto è nell'accoglienza. Nell'accoglienza, quindi quando il due è in conflitto ha questa difficoltà ad accogliere l'altro, in qualsiasi tipo di legame si stia parlando, e potrebbe avere anche difficoltà a memorizzare, ok? A comprendere quando studia, quando si sta occupando di qualcosa, problemi proprio a ricordare. Allora, grazie a voi, grazie, grazie. Vincenzo, 23,2 del 78, 23,02 del 78, 10, 17, 25, 2, 2. Ah, che bello, Vincenzo, anche tu hai il conflitto del folle, quindi la persona vista diversamente, no? Che non rispetta i canoni, no? Quelli della società di quel momento, quindi è la persona che in qualche modo sconvolge la famiglia, sconvolge gli amici, sconvolge gli altri, quindi quando è in conflitto potrebbe essere emarginato, potrebbe essere non accettato e potrebbe non essere riconosciuto come diciamo come parte della famiglia, ok? Oppure delle amicizie, se parliamo di amicizia. Allora, chi abbiamo? Vado a cercare. Io non mi ricordo chi ho detto, chi non ho detto, speriamo che no. Te l'ho fatto, Rosanna, sì. Allora, andiamo a vedere se ho dimenticato. Se trovo qualche data, Mirella, 17-11-84, non mi ricordo se ti ho fatta. Allora, 17-11 dell'84, Mirella, 10-18-22-22, 5-6. Allora, Mirella, il tuo problema, il tuo conflitto, tu ce l'hai nell'indecisione. Quindi questa difficoltà a capire qual è la propria strada, la giusta strada, la difficoltà a prendere delle decisioni perché magari non sai che cosa scegliere tra le tante cose, la paura di essere anche lasciata, la paura di essere abbandonata, la paura di non essere scelta, quindi come difficoltà anche di perdere la propria coppia. Allora, vediamo, 23, 12, 62, Anna Abruzzese, allora 10, 16, 18, 5, 7. Anna Abruzzese, questo conflitto non era ancora uscito, il conflitto di sentirti addosso al peso dei genitori, ti senti proprio proprio il peso di fare quello che desiderano loro, quello che è giusto secondo loro.
non riesce a prendere decisioni, magari staccata, no? Da questa cosa della famiglia. Pensi sempre a loro, quindi questa cosa ti va a bloccare in qualche modo la tua evoluzione, perché il set ha bisogno di essere libero, è la dualità, quindi vuole magari due case, due situazioni familiari, due situazioni sentimentali, e invece tu ti senti troppo caricata dal peso familiare quando è in conflitto il 7. Allora, vediamo chi abbiamo. Allora, 23, 5 del 60, Betty, 23, 5 del 60. Allora, 10, 16, 16, 2. Il tuo conflitto è nell'accoglienza, Betty. La difficoltà ad accogliere, la difficoltà anche a, in qualche modo, ad accettare l'altro, non solo a livello sentimentale, ma parliamo di tutti i tipi di legami. E la difficoltà anche, il conflitto, quando è in conflitto il 2, riesce a portare delle chiusure, a fare delle chiusure molto forti, nette, anche se magari i rapporti durano da una vita, quindi, ma proprio con freddezza, è la freddezza il conflitto del 2. Ciao Angela, buonasera. Allora, Anastasia, grazie a te. Ti abbiamo, scorro perché mi perdo i commenti. Barbara, 3-6 del 70. 3-6 del 70, Barbara. Allora, 10-17, 17. Allora, Barbara. Tu, il conflitto tuo è il giudizio. Scusa, mi ci voleva un po' a fare questo conto, Barbara, perché mi perdo dopo un po' di numeri, eh. Allora, il tuo conflitto è nel giudizio, nell'essere giudicata, nel giudicare, e magari perché i tuoi genitori all'epoca, quando sono, diciamo, quando ti hanno concepita, si sentivano giudicati, quindi, oppure giudicavano. E quindi non stavano prendendo il meglio della vita in quel momento, quindi vi hanno trasmesso, diciamo, questo conflitto qua, che potrebbe essere anche un po' la vergogna o subire sempre ingiustizie, quindi ti senti un po' così, un po' quando è in conflitto l'otto si sente in difficoltà, ok? Allora, Maria Rosaria Rago, 12.09 del 61, 10, 16, 17, 5, 4. Allora, Maria Rosaria, il tuo numero conflittuale è il 4, quindi la ricerca della stabilità, la ricerca della sicurezza. Quando è in conflitto è come se ti mancasse sempre questa sicurezza, questa stabilità, e che non riesci a sentire la terra sotto i piedi, quindi hai bisogno di cose materiali per avere un minimo di solidità. Okay? Magari è quello che ti dà l'idea dell'equilibrio, l'idea della certezza assoluta. Allora, Angela, 6, 4 del 61, 6, 4 del 61, 10, 16, 17, 1, 3. Allora, Angela, il tuo numero conflittuale ci parla di verbo inteso come parola, quindi di difficoltà a dire ciò che realmente hai nel cuore per paura di offendere, per paura magari delle conseguenze, e quindi ti potrebbe far tenere delle cose dentro quando è in conflitto questo numero qua. E ti potrebbe portare difficoltà proprio a livello della gola, e quindi ti invita, per superare questo conflitto, a ritrovare l'equilibrio, ok?
Quindi piuttosto che far star male te, perché comunque il tuo fisico ne soffrirebbe, di dire sempre ciò che abbiamo nel cuore. Allora, Angela Russo, buonasera Angela, 29-11 del 71, 29-11 del 71, 10-17-18, allora, 29-18, 11. 11, 29, 11, 71. Sì, allora, anche tu, Angela, hai il conflitto del folle. Il conflitto del folle, il conflitto del matto, è il conflitto, diciamo, delle persone che si sentono diverse, che sono comunque diverse dalle altre, ma non perché sono folli o matte davvero, cioè non è che sono pazze, non sono uniformate, sono speciali, sono particolari. E quindi quando entra in questo numero in conflitto è perché soffrono di questa emarginazione, no? Di questo allontanamento, diciamo, di questa ghettizzazione anche, se vogliamo. Quindi non si sentono accettate dalla famiglia, dalle amicizie, dagli altri, sono sempre magari le ultime ad essere cercate, le ultime ad essere chiamate. Questo quando è in conflitto. Quindi per poter portare equilibrio all'11, scusami, allo 0 o 22 in conflitto, noi bisogna lavorare proprio sul nostro valore, ok? Quindi prendere quello che per gli altri è strambo, no, come speciale, come unico e come grande valore, va bene? Allora, Cinzia, Cinzia Ayassa, 21.08 del 66, 12, 22, 1, 7. Cinzia, quando il 7 è in conflitto, si sente il peso dei genitori sulle spalle, quindi non si sente libero di agire, di scegliere, perché c'è sempre il loro pensiero. Cosa sarebbe meglio per me? Io voglio fare una cosa, poi penso, mia mamma che direbbe, ok, faccio questo qui. Perché? Perché sono talmente abituata a in qualche modo fare quello che loro credevano meglio per me, che tuttora lo faccio. Quando il 7 è in conflitto, tende ad assecondare i genitori, soprattutto i genitori, la società, poi. Allora, chi abbiamo? Buonasera, buonasera. Alda Gioia, che bello. 26, 12 del 50. 26, 12, anche tu sei nata in un giorno tanto particolare. Quando le persone nascono, giorni di festa molto forti, no? Quindi Santo Stefano è un giorno che ha una potenza molto grande, queste persone già partono con una marcia in più, quindi è come se avessero delle capacità più forti, più pronunciate rispetto alle altre, quindi è una data bellissima. Io quando vedo i giorni di festa impazzisco perché rimango affascinata proprio dall'energia di queste persone. 26, 12 del 50, 10, 15. Allora, 26. 1. Alda, non ti senti vista, non ti senti valorizzata, non ti senti apprezzata anche, eh? Quindi Alda, quando l'uno è in conflitto, è invisibile, non viene visto, non viene magari amato e l'uno tende a mettersi poi in disparte, a nascondersi, a vergognarsi di ciò che non è vero. L'uno deve andare sotto ai riflettori perché l'uno ha un grande potenziale e quindi deve emergere come personalità, ok? E un'altra caratteristica dell'uno in conflitto è che non porta mai a termine ciò che inizia e ne inizia tantissimissime. Allora, rosa, rosa, rosa. 4 novembre del 63, 4 novembre del 63, 7, 9, 19, 8, 4. Allora, Rosa, il tuo conflitto è nella materia, è il costruttore
a cui manca la terra sotto i piedi, quindi come può costruire se non ha qualcosa di stabile? Quindi per sopperire a questa mancanza va alla ricerca di materialità, ok? Di qualcosa che gli darà sicurezza, che gli darà certezza. Quindi il conflitto è questa tendenza a cercare cose materiali, materiali per dire ok, sì, va bene la spiritualità, va bene l'amore, va bene tutto, ma vuoi mettere il lavoro prima, la solidità economica, vuoi mettere la casa, vuoi mettere questo. Quindi questa tendenza a sentirsi proprio come bisogno primario questo. Io ho bisogno di questo e poi il resto per sentirsi sicuri, ok? Per sentirsi in equilibrio. Allora, andiamo avanti. Stefania Biondi, messaggio riguardo la situazione sentimentale. Allora, tesoro, non stiamo facendo i messaggi. Questa sera calcoliamo il numero del conflitto, ciò che ci impedisce di raggiungere quell'elevazione, no? Quindi quell'evoluzione, ciò che ci impedisce il nostro cammino nella vita. Vediamo se hai un conflitto nella coppia, magari, no, Stefania? Allora, 2, 1 del 71, 10, 17, 18, 16, 15. Allora, il tuo conflitto, Stefania, è appunto nel 15. Il 15 è la passione, il 15 è anche il grande potere, una grande creatività. Quindi, avendocelo in conflitto, tu hai questa tendenza magari a non avere per niente tutto quello che potresti avere. Quando è in conflitto, qualcuno va nell'esagerazione, nella perdizione, diciamo in tutto ciò che è oltre, ok? Però a volte potrebbe anche essere una mancanza, quindi probabilmente è il tuo conflitto che va equilibrato, ok? Allora, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Vi prendo le date. Allora, Rosa Basile, ti ho letta? Non mi ricordo, male che vada, ti rileggo. 4:11 del 63. Allora, 9:19. Forse sì, forse sì. Il conflitto del 4, il conflitto del costruttore, ti manca la terra sotto i piedi, quando è in conflitto ha bisogno di certezza, ha bisogno di sicurezze, quindi ha bisogno di qualcosa di solido su cui aggrapparsi proprio. Allora sì, vado scendo un pochino più giù perché non so se vi ho letto. Allora, Emanuela, ciao Emanuela bella, 19, 7, che bello! Hai praticamente la stessa data, gli stessi numeri in tutta la data, 1907 del 79. Allora, 16, 26, 26, 26. Mi fa sorridere. Mi fa sorridere perché hai il conflitto del folle, del diverso, dell'emarginato. Emarginato è quando è proprio in conflitto, ma io credo, Manuela, che tu stia lavorando su di te già da tantissimo tempo, quindi credo che tu poi questo conflitto lo abbia già superato, no? Perché il folle è il diverso, è colui che ha delle particolarità talmente forti, talmente pronunciate, che la gente che in qualche modo si amalgama non lo riconosce. Adesso chi è questa pecora nera? E quindi tende ad essere emarginato, espulso dal clan. Però, come dicevo, secondo me tu questo conflitto l'hai bello che superato, e quindi hai fatto sì che dalla tua diversità nascesse una grande particolarità, una grande capacità, quindi sicuro al 100%. Allora, grazie a voi. Lori, 26,
9 del 60. Allora, Lori. 16, 10, 1. Allora, Lori, il tuo numero conflittuale è l'1. L'1 è invisibile, l'1 non viene visto, l'1 si vergogna, l'1 si mette in disparte, l'1 inizia tante cose però non le finisce perché si stanca, perché ha voglia di cambiare, perché ha voglia di muoversi. E quindi questo è il tuo, questo numero conflittuale. E che cosa ti dice la numerologia? Cioè, vai, mostrati, non ti vergognare, non temere, perché tu vali, tu sei il numero uno, tu sei il creatore, cioè il creatore. Tu crei e tu stai con un filo diretto con il creatore. Ok, perché i numeri 1 sono in qualche modo i figli di Dio, no? Il primo, Adamo. Allora, Mirella, Mirella, 7 agosto del 50, 7 agosto del 50, Mirella, 15. Mirella, ti ho detta, perché anche tu hai lo 0, 0 uguale 22, perché noi stiamo facendo la numerologia evolutiva, è su base 22, 22 come sono gli arcani maggiori, ok? Quelli a livello evolutivo, no? Li leggiamo. È stata fondata la numerologia basata proprio sugli arcani maggiori. Allora, zero, il tuo conflitto, Mirella, è quello di essere il diverso, ok? Il diverso che quando è in conflitto viene allontanato, non viene riconosciuto e non viene accettato. Quindi molto spesso, non te, però molto spesso gli emarginati sono anche i barboni. Quando noi vediamo un barbone è facile che abbia appunto il numero 0 nel conflitto o il 22. Allora, vediamo, Domenica Burgio 22 12, controllo 22 12 del 72, 22 12 del 72, 10 18 19 3, 9. Allora, Domenica, tu hai il 9 nel conflitto, che il 9 quando è in conflitto si sente solo, si sente trascurato, ma solo è una solitudine brutta, però cioè che non vuole, che non desidera, ok? Quindi tante volte chi ha il 9 nel conflitto ha anche una tendenza a bere, perché? Perché non accetta la solitudine, non se ne fa proprio un problema vero e proprio, si sente incompreso, si sente isolato. Allora andiamo, sì, ti ho letto Rosa, va bene, ti ho letto 2 volte così almeno ti rimane bene impresso. Allora, Anna Pane, allora aspettate che devo cambiare un altro foglio. Anna Pane 2709, 27 come è nato mio figlio, 27 settembre del 75, 27 settembre del 75, 17-22, 5. Allora, Anna, il tuo conflitto è nel costruttore, il 4, il tuo numero conflittuale. Chi ha il 4 conflittuale ha una tendenza, diciamo, alla materia, ok? Quindi deve avere qualcosa di solido, perché altrimenti perde l'equilibrio e non si sente a suo agio. Quindi è alla continua ricerca di qualcosa di materiale per sentirsi vivo, per sentirsi certo, per sentirsi sicuro. Allora, grazie a te, Mano. Allora, Vilma, non ti ho letta. Il nome non me lo ricordo, eh.
L'8 dicembre, ecco un'altra dava bellissima, quindi già tu, Vilma, sei speciale solo per essere nata l'8 dicembre. Hai delle capacità meravigliose, poi studiando tutta la tua struttura sicuramente ne vengono fuori tantissime. Andiamo a vedere il numero conflittuale, eh? Allora, 10, 8, 6, 14, 24, 12, 4. Allora, quando anche tu hai il 4 in conflitto, Vilma, quindi quando c'è il 4 in conflitto ha questa tendenza al materiale, ok? Quindi piuttosto che elevarsi allo spirituale, lo metto un attimo in secondo piano perché ha delle necessità maggiori a cui rivolgersi prima. Quindi si deve sentire sicuro nel mondo materiale prima di sentirsi certo in quello spirituale. Allora, vediamo. Ho perso qualcuno. Lo vado a cercare. Caterina, Caterina, a te non ti ho letta, vero? 2904 del 67, 2904 del 67. 23, 6, 2. Caterina, tu hai il 2 nel conflitto è l'accoglienza, problemi nell'accoglienza, l'accoglienza dell'altro, chiunque esso sia. Adesso non andiamo a sindacalizzare chi è quest'altro. Il 2 non riesce a memorizzare, non riesce magari ad assimilare ciò che studia, potrebbe avere quella difficoltà, non è detto. Oppure un'altra tendenza del 2 quando è in conflitto è la tendenza ad accumulare. Quindi che si prende di tutto e di più, magari ha una cantina piena di cose che potrebbero servire, poi magari non le usa mai. Ok? Quindi questo è il conflitto del 2. Allora, vediamo. Chi abbiamo ancora? Carla Rinaldelli. Carla Rinaldelli, 8 gennaio del 60. 8 gennaio del 60. 16, 8, 7. Allora, Carla, scusami, Carla Rinaldelli, Carla, tu ti porti dietro il peso dei genitori. Il peso dei genitori, quindi con questo giudizio forte, no? Che cosa, anzi, che cosa farebbero loro? Che cosa vorrebbero che io facessi? Quindi, ragioni, ti muovi, tutto in funzione loro. Quindi del loro peso, di ciò che ti hanno caricato addosso comunque. Quindi il 7 in conflitto per ritrovare l'equilibrio deve incominciare a mettersi al primo posto. Che cosa vuole Carla? Qual è il bene per Carla? Che cosa farebbe Carla? Ok? Quindi dai voce alla tua anima, così troverai il tuo equilibrio. Claudia Scilla, allora Claudia Scilla, 27 maggio del 64, ok, 64, 27 maggio del 64, 27, 2. Allora Claudia, anche tu hai il conflitto del 2, il conflitto del 2, come abbiamo detto prima, è sì a livello di conoscenza, di studi, però è soprattutto a livello di accogliere, no? L'altro, quindi tende la persona con il conflitto 2 tende ad essere un pochino più fredda nei rapporti, ad essere un po' in disparte, oppure non far uscire poi tanto la sua parte femminile, ok? La sua femminilità. Oppure una tendenza maniacale ad accumulare, accumula, 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 perché così si sente realizzata. Allora, che abbiamo? Valentina, credo di averti fatta. Valentina Zanni, ti ho fatta? Mi sembra di sì, semmai mi scrivi, Nadia 10, no, lo so che non ti ho fatta. 14 marzo del 72, 14 marzo del 72, 19, 5, 3, 2, anche te il conflitto del 2,
queste donne che non si sentono, non sentono la loro parte femminile, che devono far pace con questa parte femminile, troppo dure probabilmente perché magari la vita vi ha portato a rinchiudervi, perché magari avete fatto esperienze che vi hanno un po' segnato e quindi c'è una certa tendenza a rimanere chiuse, cioè a non scoprirvi tanto per paura magari di soffrire. Quindi diventa così anche, no, il conflitto. O perché c'era una mamma che si era chiusa troppo in se stessa, un papà che aveva troppe cose da fare, magari lo studio, il lavoro, quindi trascurava la mamma e quindi di conseguenza questa freddezza ve l'ha trasmessa, no? A livello genealogico. E quindi il 2 in conflitto accumula tantissime cose e poi il 2 riesce a chiudere dei rapporti. Così, su due piedi, anche i rapporti proprio vecchi, di tanto tempo, quindi senza pensarci più, perché arriva questa parte fredda che prende e taglia tutto. Allora, vediamo, grazie a voi, di tua madre più che altro, eh sì, perché poi il conflitto, certo, ce l'hanno dato i genitori, Carla. Quindi magari non ti ritrovi te, si ritrova lei, forse perché tu comunque chi sta qui, no? Siamo su Bridge of Light, quindi immaginiamo che stiamo tutte facendo un percorso evolutivo, no? Quindi questo cammino spirituale ha fatto sì che lavorassimo su noi stesse, quindi i nostri blocchi, le nostre parti ombra. Quindi sì, magari è rimasto solo di mamma, però sappiate che chi lavora su se stesso in qualche modo sblocca anche, no, i conflitti familiari, quindi lavora su di te, così fa riflesso a mamma. Dessi Emanuela, 14 ottobre del 69, 14 ottobre del 69, 9, 15, 25, 11, 1. Emanuela, non ti senti vista, ti senti invisibile, quindi è questa anche un pochino di vergogna, questo timore ad apparire, timore a farti avanti, no? A salire sul palco. E l'uno, anche quando è in conflitto, la difficoltà a portare a termine ciò che inizia, magari ne inizia tante e non ne finisce neanche una. Intanto guardo l'orario perché sul telefono non lo vedo. Allora, Angela Cordova. 7-3 del 71, 7-3 del 71, 10-18, 1-2. Angela, anche tu il conflitto del 2, dell'accoglienza, conflitto dell'accoglienza, un po' di freddezza magari, un po' di distacco, oppure quando è in conflitto riesce il 2 a chiudere completamente i rapporti senza sofferenza, perché così era giusto, così andava fatto, punto. E quindi il 2 ha diciamo una prevalenza di parte maschile, quella forza, quella durezza che magari c'è perché manca un pochino la parte femminile, prevale, no? Ah, non ti ho fatto, Valentina, scusami. Eccomi subito. Allora, grazie Valentina, 9, 5 dell'81, 9, 5 dell'81. Allora, 10, 19, 10, 5. Allora, Valentina, tu hai il conflitto del 5. Il conflitto del 5 è il non sentirsi valorizzati, il non venire riconosciuti. Il conflitto del 5 è anche avere i grandi cambiamenti bloccati, perché il 5 fa grandi cambiamenti, il 5 stravolge, sconvolge tutto, e quindi blocchi o sono bloccati o ti vengono bloccati, okay? Quando è il 5 in conflitto e quindi c'è questa, diciamo, questo scoglio da superare, cioè devi lanciarti, devi buttarti perché tu hai bisogno di cambiare per stare in equilibrio, hai bisogno di grandi cambiamenti. Allora, grazie. Ciao Loredana.
Sono nata il 24 aprile dell'80, Maria Maddalena. Devo cambiare un altro foglio, arrivo subito. 24 aprile dell'80, 24 4 dell'80. Allora, 10, 18, 18, 2, un altro 2. Adesso siamo arrivate tutte con questi conflitti del 2, il conflitto del 2, il conflitto dell'accoglienza, la parte fredda, siamo donne forti, siamo donne a cui non spaventa nulla, no? Disposte anche a tagliare i legami pur di salvaguardare noi stesse, la nostra libertà, la nostra serenità. E ci manca un po' la parte femminile, quando abbiamo il conflitto nel 2, diciamo che prevale troppo quella maschile, quindi dovremmo cercare di ritrovare l'equilibrio. Ok, Maria Maddalena. Allora, Luisa Abruzzese, ti ho fatto? Non mi ricordo. Abruzzese me lo ricordo il cognome, però. Loredana Taranto, 27 del 74, 27, 74, 74, 11, 21, 1, 6. Allora, tu hai il 6 nel conflitto, Loredana, quindi il 6 è l'indecisione, il 6 è non sapere che strada prendere. Il 6 è anche la paura di essere lasciata, abbandonata, soprattutto in amore, perché il 6 quando è in conflitto o tradisce o è il tradito, ma il timore, ok? Non è detto, insomma. Quindi c'è questa proprio questa paura, non sapere mai qual è la cosa migliore da fare, la strada migliore da prendere. Quindi per superare questo conflitto il 6 deve prenderle tutte, cioè non deve fare una scelta. Prova prima e poi sceglierà, eh? Allora, tengo sotto controllo l'orario, ok, ci siamo, sì. Roberta Caltabellotta 13.8 del 68, 13.08 del 68, 8, 6, 14, 24, 11, 3. Allora, tu hai il conflitto del 3, Roberta. Il conflitto del 3 riguarda il verbo, la parola, ciò che non viene detto. Quindi, quando il 3 è in conflitto, non riesce a dire ciò che realmente pensa, non riesce a dirlo perché ha paura di ferire, perché ha paura di essere ferito, perché magari da ciò che dice potrebbe dipendere una relazione, un rapporto, no? Se dicesse tutto quello che pensa. Quindi tende a chiudersi. Questa chiusura gli comporta però dei blocchi a livello del quinto chakra, quindi mal di gola, tonsille, problemi di tonsille ai denti, qualsiasi cosa che riguarda qua. Vedo una domanda. Chi ha il conflitto del 4, cosa deve fare per evolversi? Allora, Vilma, chi ha il conflitto del 4 che tende a cercare sempre la sicurezza, no, nella materia, per evolversi deve puntare verso Dio, ok? Verso la parte spirituale. Quindi avere fiducia che arriva tutto, non cercare magari, no, no, prima viene questo, magari prima viene il lavoro, è uno stacanovista perché deve assicurarsi lo stipendio, questo va bene tutto, è tutto giusto, ma fidarsi e affidarsi un pochino di più al creatore e a chi gli sta intorno, ma nel mondo spirituale. Okay? Quindi uscire un po' dalla materia, non vivere magari, oddio, le bollette, questo da pagare, l'assicurazione, sì, c'è tutto, ma avere fiducia che non è questa la vera vita. Noi qui diciamo che siamo spiriti, no? Che stanno vivendo un'esperienza umana, noi non siamo umani. Quindi per superare il conflitto il 4 deve ricordarsi che è uno spirito, ok? Che ha scelto di incarnarsi per evolversi, non perché devo trovare il lavoro da 2000 euro, 3, 4, comprarmi quella macchina, il vestito, quello, ci sta perché siamo umani, ma non è quello, ok? La parte interessante, quindi ecco il conflitto del 4.
Allora, ti sei avvicinata alla spiritualità, brava Vilma, perché infatti questa cosa ti porterà a superare il tuo conflitto, bravissima. Se rimane tempo per tua figlia, aspetta, prima della figlia tesoro, scusami, ma facciamo chi c'è qua. Allora, Linda 2512 del 72, come ho già detto prima, chi nasce in date speciali, importanti, ha un'energia meravigliosa in più, no? Ha questa cosa di particolare che lo contraddistingue. Allora, 25, 12 del 72, 10, 17, 19, 6, 6. Allora, tu, Linda, hai il conflitto del 6, il 6 è l'indecisione, il 6 è non sapere mai che cosa scegliere, no? Qual è la cosa migliore, chissà che faccio, faccio questo, faccio quello. E anche la paura di essere abbandonata, la paura di essere non scelta, ok? Magari preferisce qualcun altro e a me lascia in disparte. Allora, chi è che mi ha detto che l'ho saltata? Allora, non è perché vi salto, è perché quando ci sono più commenti io vi perdo, Morghita. E quindi ecco perché si muove, tesoro, non è che ti salto. Non ti avevo proprio letta. Allora, 1909 del 2000, wow! Ma come 1909 del 2000? È bellissima! Allora, questa data, stupenda. 19, 18. Allora, tu hai il conflitto, Morghita, hai il conflitto del lotto. Il conflitto del lotto è quello del giudizio, ok? Giudichi troppo. Ti senti giudicata, ti senti di vivere delle ingiustizie, hai problemi magari legali che ti corrono dietro. Quando l'otto è in conflitto, diciamo che in qualche modo ha a che fare proprio con queste situazioni dove non si sente accolto nel modo giusto. Okay? Non si sente trattato come vengono trattati gli altri, quindi questo è quando è in conflitto. Se noi invece lavoriamo su questo conflitto, ritroveremo il nostro equilibrio. Allora, Anca, fatemi vedere l'orario, ok, non voglio sforare, 23, 12, 84, 23, 12, 84, 3, 4, 12, 22, 1. 11. Ah, il conflitto dell'11, Anca, non mi ricordavo il tuo nome, quando è in conflitto l'11 o si umilia, si sente umiliato, oppure quando è in conflitto gli impedisce di essere umile, ok? Perché l'11 è l'umiltà. Quindi se è in conflitto o si umilia troppo o viene umiliato troppo. Allora, Valentina, buonasera Valentina. 30 12 dell'84, 30 12 dell'84, cerco di volare. 8 4 12. A quest'ora fare i numeri non è facilissimo, ragazzi, eh? Ve lo dico. 30 12 89 12 22 8. 4. Allora, anche tu hai il conflitto del 4. Il conflitto del 4 è il costruttore, quello che si sente mancare la terra sotto i piedi, quello che se non pensa al lavoro o alle cose materiali non si sente libero di fare altro, ok? Quello che mette proprio la materia al primo posto perché è sopravvivenza, non perché dice sei troppo materiale e quindi manchi di empatia. No. Perché ha bisogno di sentirsi al sicuro a livello materiale prima di sentirsi equilibrato, ok? Non so se hai visto la mia data perché mi è saltata la connessione per un po'. Simonetta, non mi sembra di averti letta 21-4 del 48 perché non mi ricordo il nome, quindi 21-4 del 48, 8-4-12-22-1-3. Allora, il tuo conflitto è nel 3, il 3 è il verbo, il 3 è la parola, il 3 è le cose non dette, la difficoltà,
a dire ciò che davvero si pensa, perché si ha paura di non essere accettati. Quindi quando il 3 va in conflitto perde l'armonia, no? Perde la serenità, perde la felicità, perde tutto, la creatività e quindi gli vengono i malesseri, si chiude in se stesso e non, diciamo in qualche modo non brilla più e gli vengono mal di gola, problemi, placche, tonsille, non lo so. Grazie Vivi, grazie tesoro, grazie a voi. Giusi 4-5 del 72, 4-5 del 72, 7-2-9-19, 19-10. Oh, questo conflitto forse no, è già uscito una volta, Giusi. Allora, tu hai il blocco nei soldi. Quando il 10 è in conflitto, c'è un blocco nei soldi, un blocco nei soldi, un blocco nelle nuove azioni, un blocco, i blocchi piccoli, ai cambiamenti piccoli sono questi. Non come il 5 che parla di grandi cambiamenti, il 10 parla di piccoli cambiamenti, quindi quando c'è un blocco si blocca se stessi, si possono bloccare gli altri. Il 10 quando è in blocco è anche la sedia a rotelle, quindi quando ci si sente in qualche modo frenati, ok? Allora, Simonetta, ti ci ritrovi, sono contenta. Laura Vazzana Celati, sto facendo una corsa contro il tempo, è 28 gennaio del 74, perché vi voglio accontentare il più possibile, però tanto ci vedremo presto, è 28 gennaio del 74, 7, 4, 11, 21, 21, 7, 9, 6. Allora, Laura, tu hai il conflitto dell'indecisione, del non sapere che cosa è meglio per te, quale scelta fare, la paura di essere lasciata, abbandonata, ok? Allora, velocissima, mamma mia, sì, Antonella, 3 minuti, se vuoi ci proviamo, sono abituata a correre. Allora, Mascia, Mascia, 11-12 del 69, 11-12 del 69, 9-6-15-25, 14-1-2-12. Oh, tu hai il conflitto dello spirito di sacrificio, Mascia, come quello di Gesù, quindi quello di sacrificarti per gli altri, per il bene universale, per le persone, per tutti, perché passi in secondo piano tu, quindi. Questo spirito di sacrificio però è bello a volte, però dopo dall'altra parte se ne approfittano e ammascia, chi ci pensa? Nessuno poi, no? Ti farà stare bene, tu devi pensare per te. Allora, Laura, ti ci ritrovi completamente, sono contenta. Allora, vediamo perché. Dove state? Ah, mi partono 19-11-2001, forse faccio in tempo, mica tanto. Guarda al volo, provo a vederlo al volo perché altrimenti sforo tantissimo. No, vi ho perso. Allora, visto che tanto manca davvero poco poco, vi sto perdendo e visto che saremo di nuovo insieme il 13 novembre, quindi tra pochissimo, io direi che possiamo anche continuare la prossima volta, ok? Poi, allora, o a novembre o a dicembre, poi vedremo, faremo un programmino. Se vi fa piacere, vi insegnerò anche a calcolare, magari, che ne so, il numero del conflitto, il numero del destino, qualsiasi cosa, ok? Ci mettiamo giù insieme un pochino, così sarete in grado anche voi di fare questi calcoli. Sarà divertente anche farlo alle persone che vi sono accanto, no? È bello conoscerci, è bello per sapere che cosa ci blocca e cosa fare per raggiungere la nostra
completa evoluzione, il nostro equilibrio, la serenità e l'armonia. Quindi è stato bellissimo stare qui con voi. Credevo di non riuscire a leggere tutti quanti insieme, invece dai, è stato abbastanza semplice. Grazie Antonella, grazie, grazie per essermi stata accanto, grazie a tutte voi e ci vediamo il 13 novembre. Grazie Viviana, un bacione e buonanotte.